Sì, la produzione Maserati siamo ridotti a una decina di vetture, 500 è più il tempo che ferma che quella che lavora, va malissimo. Torino è stata la capitale dell'auto, dico è stata perché oggi rischia di essere la capitale del museo dell'automobile. Sono le 2 del pomeriggio, a quest'ora l'uscita dei lavoratori ci avrebbe travolto, non saremmo riusciti a fare questo video. Questo è il sintomo del fatto che qui non c'è più lavoro, non ci sono più modelli da produrre, o meglio, quello che c'è sta producendo praticamente pochissimi numeri e questi pochissimi numeri fanno in modo che non ci siano i lavoratori per produrli. Infatti i lavoratori sono tutti a casa sostanzialmente, c'è pochissimi oggi che sono venuti a lavorare, parliamo di un centinaio, e proprio stamattina abbiamo firmato di nuovo un contratto di solidarietà, che è una cassa integrazione che riduce del 90% le attività. Vuol dire una perdita di circa 400-500 euro al mese per un lavoratore che già oggi faticava ad arrivare alla fine del mese, così arriverà forse alla seconda settimana. Diciamo che è sempre chiusa l'azienda, ogni tanto riapre. Poi i lavoratori, sentendo le voci qua intorno, cercano sempre di racimolare soldi anche addirittura dai fondi Cometa, addirittura prendono il TFR perché con tutta la cassa integrazione che stiamo facendo non si arriva a fine mese. Prima con la turnistica 1500-1600 magari arrivavi, adesso con la cassa integrazione 1100 è già tanto. Col mutuo il resto. Con uno stipendio ormai di, diciamo, io chiamo ancora vecchia Fiat, non si campa. E ormai la gente veramente vive la giornata, non sa se il giorno dopo c'è una notizia peggiore di quelle che già arrivano. Di bello non c'è più niente, non c'è neanche più un sorriso con un collega alla macchinetta del caffè. Fino al 4 di agosto, dopodiché ci saranno 3 settimane di ferie. Fino a settembre, quindi fino a settembre sostanzialmente ci sarà una produzione ridottissima e questo perché non ci sono modelli da produrre. I primi modelli che l'azienda dice che forse, quindi è un forse, produrrà saranno nel 2027, ma fino al 2027 questa azienda quel cancello lì lo vedrà chiuso, perché sostanzialmente al 2027 con queste produzioni solo con una macchina non giustificherà l'apertura di questa azienda. Queste sono le nostre preoccupazioni. Perché 12.000 sono i lavoratori di Stellantis del Torinese, quindi il triplo dei lavoratori lavora nell'indotto. Oggi parliamo di 50.000 lavoratori circa, fra indotto e azienda Stellantis, quindi lavoratori che oggi sono con un grosso punto interrogativo sul loro futuro. Perché? Perché qui non si produce più, e quel poco che si produce lo si fa col contagocce. In Spagna, in un solo stabilimento a Saragozza si producono più vetture che in tutti gli stabilimenti italiani. Ibride, elettriche, a benzina, diesel. Quindi è una questione di scelte. E Stellantis è l'azienda che ha fatturato di più in assoluto rispetto a qualsiasi altra casa automobilistica nel mondo. Non abbiamo mai visto la Fiat arrivare, io chiamo ancora Fiat, arrivare così. Quindi, sì, la produzione Maserati siamo ridotti a una decina di vetture, 500 è più il tempo che ferma che quella che lavora, va malissimo. Torino è stata la capitale dell'auto, dico è stata perché oggi rischia di essere la capitale del museo dell'automobile. Qui abbiamo il museo dell'automobile, ma rischia che tutta la città diventi un museo dell'automobile a cielo aperto.